Ma dai, 3, Cesco, 4, anche 6, tu lo stai 6, anche tu lo stai 6, guardando, 2, vero? Cos'è che sto guardando? Boh? Passo adelante, avevo proprio la sigla adesso. Guardando. Ma no, non sto guardando Passo adelante. Come no? Scusami, no. Perché stai facendo un 2, 3, 4, 6, 6 e 1, 2, ma spiegami 3, allora 3, questi, queste... Sto tenendo il tempo, Bonzo. Devo fare imparare dei passi, quindi sto tenendo il tempo. Dai, ti sei dato all'ippica? No, no, Bonzo, non mi sono dato all'ippica. No, non mi sono dato all'ippica, perché oggi abbiamo un ospite... particolare che sicuramente mi chiederà, poi mi interrogherà un attimino sui passi, brise passi, e non posso farmi trovare impreparato, quindi se davvero? Permetti, un, due, tre, sì, davvero, davvero, l'ospite di oggi sì, mi chiederà sicuramente dei passi, perché c'entra, sono totalmente col tenere il tempo l'ospite di oggi, con i passi, con le movenze, c'entra assolutamente, ma voi, tu e voi che ci ascoltate, ci chiederete chi è questa persona? Noi ve la presenteremo, ve la presenterà il buon Bonzo. Intanto ciao Bonzo, carissimo. Ciao Cesco. Ciao Bonzo, sei carico per questa carico, puntata di oggi? Carico a ballo. Carico a ballo. Questa mi è piaciuta, bravo. Questa mi è piaciuta, questa mi è piaciuta. Allora, prima di presentare l'ospite di oggi, vi ricordo che potete seguirci anche nei nostri vari canali, sia su Spotify che su Instagram che su Facebook e anche su Google Podcast. Se volete lasciate un like sotto al video e commentate per dirci magari qualche feedback, qualche interesse particolare che avete. Insomma, fateci sapere e seguiteci sempre, per tanti sempre ulteriori contenuti. Esatto. Allora Bonzi, chi è? Chi è l'ospite di oggi? Allora, vado a leggere nel registro invitati, perché non mi ricordo. Vai a leggere, che non ti sbaglio. Allora, signore e signori, oggi avremo un ospite d'eccezione, ok? Torniamo verso le origini, per cui torniamo nel nostro ambito emiliano, romagnolo, precisamente nel ferrarese. Esatto. E torniamo con una ballerina ed insegnante principalmente di hip hop nel ferrarese, appunto, presa testa a Vigarano Danza, Vigarano Mainard. Sì. E che sta anche oltre le varie cose studiando per fare la social media manager. E anche un aperto un piccolo sito online, se così vogliamo dirlo, per seguire e fare la personal trainer, appunto, con un'altra nostra cara conoscente. Fare un allenamento, degli esatto, allenamenti, esatto. Esatto, ecco a voi la nostra carissima Federica Fabrizi. Applausi. Yeah, sono carica a ballo anch'io. Sei carica, Federica? No, carica a ballo l'ho adorato, veramente. Carica a ballo è molto, molto bello. È stato molto bello, Bonzo. Bravo. Molto bello, grazie. Me lo segno sicuramente. Ottimo, ottimo. Nuovo slogan, esatto. Forse lo chiamerò così il video. Devo vedere. Sì. Togliamo i desueti e ci chiamiamo i carichi a ballo. I carichi a ballo, per questa puntata sì, assolutamente. Allora, Federica, grazie tante per essere qui con noi, per dedicarsi il tuo tempo. Grazie a voi per avermi invitata. Oggi ci concentreremo un pochettino di più sul discorso della danza, perché la danza è una delle arti più importanti che accompagnano la nostra vita in generale. Sì. Non siamo esenti dal ballo, anche chi è un piccolo tronco di frassino in ogni caso ha a che fare o un leggero con la danza blob, in un modo o nell'altro, o visivamente, perché ormai ci sono tantissimi di quei canali di ballo incredibili, o perché magari l'amoroso o il moroso li trascinano a forza con i catenacci a dover ballare, quello sì. Allora Fede, ti chiedo, sei una ballerina da molti anni, da quanti precisamente? Oddio, ho perso un po' il conto. Io ho iniziato a 5 anni, però... A 5 anni? Sì, ho avuto una piccola interruzione, una defiance, e dopo ho ripreso intorno ai 12-13 anni. E poi dopo non l'ho più smesso, quindi diciamo che sì, sono... diversi anni, ecco. Diversi anni, sì, perché dopo scopriamo anche l'età e non va bene. Vero Bonzo, no, non si dice. No, perché dalla mia voce si sente che avrò malapena 20. Sì, no? quindicenne. Secondo me sei minorenne, però vabbè. È solo 10 anni che fa danza. Certo. Hai iniziato a 5 anni, poi piccola interruzione, ripresa a 12, ma come hai scoperto che la danza sarebbe stata la disciplina che ti avrebbe caratterizzato, insomma, nel corso della tua vita?
Allora, devo essere onesta nel dirvi che probabilmente se non fosse stato per mia mamma io non avrei mai ballato. Aia. Come mai? Perché mia madre mi obbligò, veramente, c'è cioè una cosa che dopo mi obbligò a iniziare. Beh, da bambina ovviamente non è che tu hai molto potere decisionale di solito. Sì, però diciamo di che solito. Aveva visto, aveva visto la mia predisposizione magari in casa così. E dopo ho avuto, come vi ho detto, quella piccola defiance all'elementare, che purtroppo segui l'amica, segui il gruppo, non sapevo neanche io cosa volevo. E insomma intorno agli 11-12 mi ricordo che proprio mi prese dal coppino e mi lanciò in sala, che poi mi lanciò proprio nella sala in cui adesso io lavoro, lì alla Vigarano Danza, dove c'era Funky, che adesso non esiste Funky. Più si chiamava sì. Funky, che onestamente ancora non so dirti che cosa fosse la danza. Non l'hai ancora, non l'hai, è dall'epoca che non, che non, sì, non diciamo che c'era, no, c'era un po' di ignoranza magari, cioè una volta, quindi sì. Da lì iniziai, diciamo, il mio percorso hip hop, anche se si chiamava Funky, e dopo, l'anno dopo, mia mamma fece la stessa cosa con la danza classica, mi prese dal coppino e mi lanciò dentro la sala dicendomi: tu devi fare anche danza classica perché devi essere una ballerina completa. E io con ma i pianti, questo fa capire, esatto, con i pianti, quindi te in realtà non volevi farla a sto punto. Allora danza classica, sì, no, danza classica proprio no, anzi io mi ricordo che prendevo in giro chi faceva danza classica, dicevo: mamma mia, tutte gnegnegne, pipipi, piriri. E se la tirano, vero? E se la tirano. E mia mamma, mi ricordo che mi disse: tu devi essere completa, quindi adesso tu vai e fai almeno una prova, perché mia mamma mi conosce meglio di me, no? Beh dai, insomma. Già. E alla fine poi rimasi, cioè alla fine lei, io con i pianti, la tragedia, rimasi, e dopo io non ho più smesso di fare né uno e né l'altro, in realtà. Ok, quindi anche un pittore, anche come ha scoperto classica. Esatto, io così che ho iniziato a ballare, così che ha scoperto a forza, ha scoperto che per assurdo sarebbe... per assurdo sì, per assurdo, quindi è stata una cosa per forza. Una dittatura genitoriale, quindi questo è giusto. Più un podcast per le mamme che per le figlie. Care esatto. Mamme in ascolto, mi raccomando, persistete, anche se i vostri figli piangono, si tolgono i vestiti dalla disperazione, no, voi no, prendete lanciateli dal collo vostra figlia o figlio, esatto. E buttateli, neanche fosse in mezzo un ariete, buttateli contro, esatto, la porta della adesso palestra. Non funziona proprio così, adesso è un po' il contrario, si tende ad ascoltare molto, invece una volta no, ti lanciavano e poche storie. Esatto. Ma quindi sei partita dall'hip hop, non dalla danza classica come magari allora è sono comune. No, esatto, ho fatto il contrario ovviamente. Cioè io quando ero piccolina, avevo 5 anni, ho iniziato con la classica, ma però ho fatto veramente poco, tipo 2 anni. Poi dopo ho appunto riniziato in realtà e poi non ho più smesso questo funky, e l'anno dopo ho iniziato classica e poi le ho portate parallelamente. L'unica cosa è che la disciplina della danza classica è una disciplina molto più rigorosa, rigida, esigente, e diciamo che iniziare a 12-13 anni come ho fatto io era un po' tardi, infatti è un po' me ne pento, perché sono convinta che se avessi continuato dai 5 in poi probabilmente sarei stata molto molto più brava nella classica. Okay. E invece sai, 13 anni ti perdi comunque tutte le basi fondamentali. Ok. Ma pensi sia fondamentale come base la classica per imparare al meglio le altre discipline? Allora c'è questa diceria, cioè la diceria è che la classica è la base di tutto. Io non sono d'accordo, cioè okay. Nel senso, dipende. È la base di tutto. Se tu vuoi fare danza moderna, danza tipo contemporanea, allora sì, la classica ci devi passare. Okay. E ti dà molta impostazione nei giri, in queste cose qua. Nell'hip hop onestamente è una cavolata, cioè io conosco ballerini di hip hop fortissimi che non hanno mai fatto classica nella loro vita. Io diciamo l'ho fatta, quindi magari in alcune coordinazioni, appunto i giri, tipo uno che non l'ha mai fatta si ubriaca, invece io non ho problemi, quindi
sicuramente mi è stata d'aiuto in alcune cose, però in altre no, perché la classica ti irrigidisce. Invece nell'hip hop devi essere tutto un po' tipo tipo un po' sciolto, no? Ok. Uno un po' no. L'opposto dell'altro. Sì, come sì, un po' sì. Tu dici non è fondamentale, sicuramente è arricchisce utile. Perché è, sì. È comunque arricchisce, un bagaglio bravo, che ti porti dietro, arricchisce. Ma non fondamentale. No, per essere un ballerino hip hop sicuramente secondo me no. No. E un'altra cosa, ad esempio, il mondo alla fine è pieno di corsi su tutti i vari generi di danza, quindi certo. Tipo dai latinoamericani all'hip hop, dalla pole dance alla classica, ok? Il mondo quindi alla fine è pieno di persone che come te esattamente vogliono insegnare, vogliono condividere con altri, ma che cosa vogliono fare? Cosa cerchi di condividere e quindi trasmettere agli altri con i tuoi insegnamenti? Allora... domanda tosta questa. Allora, cosa cerco? Allora, la prima cosa che voglio condividere è, cioè, che voglio trasmettere agli altri è la mia passione, quanto ti fa stare bene dal punto di vista psicologico. Cioè, proprio il benessere che uno ricava nella danza, perché nella danza, soprattutto... Ovviamente ti parlo dell'hip hop perché è quello che io insegno. Sì. Devi riuscire a liberarti da tutte, diciamo, i muri che le persone si creano mentali, ok? Devi essere libero, devi cercare proprio di liberarti da pensieri, da giudizi, da tutto. E quindi credo che proprio questo lato della danza, il fatto che tu ti possa esprimere in maniera libera, è uno dei lati più belli che ti fa stare bene. E quindi è la cosa che cerco in primis di trasmettere, ma è anche la più difficile in assoluto. Immagino, ci credo. E poi in realtà il mio scopo è di preparare, diciamo, i miei ragazzi a avere tutti gli strumenti per poter scegliere cosa fare della propria passione. Perché magari c'è il ragazzino che vuole essere qualcuno, ma c'è anche quello che non vuole essere nessuno. C'è quello che vuole un giorno ballare, non so, per un cantante famoso, c'è quello che invece vuole ballare in teatro, no? Cioè, ci sono tanti tipi di ballerini, ci sono diversi tipi di sfumature. Io cerco di dargli più strumenti possibili, ovviamente in base a ciò che io ho studiato, per essere versatili e scegliere poi che strada intraprendere. Diciamo che vorrei dargli più consapevolezza, ecco. Pensi che sia un modus operandi comune a tutti quanti gli insegnanti, questo di voler tirare fuori quella che è la propria passione per la danza, o far scoprire la danza come passione? Oppure è qualcosa di singolare, è qualcosa di singolo, cioè pochi in realtà insegnanti vogliono trasmettere questo, molti invece lo fanno solo per sopravvivere e basta. Ci sono diverse tipologie di insegnanti sicuramente, la maggior parte credo che comunque sia, lo scopo sia simile al mio, perché se arrivi a farne un lavoro... E diciamo che noi artisti, mi chiamo, cioè, tra virgolette, difficilmente facciamo una cosa se non ci regala niente indietro, ok? Certo. Quindi credo che la maggior parte sia così, però per esperienza, così ho visto anche, sì, chi lo fa più che altro, sì, perché lo vede come un lavoro, quindi... che magari è portato e utilizza questo come appunto guadagnare, insomma, il proprio stipendio, ma soprattutto una cosa che magari lì un po' mi dispiace, c'è anche chi non lascia, diciamo, è un po' possessivo, okay. Con i propri allievi e tende a chiuderli, cioè tendano a tagliargli le ali. Non so se mi avete capita. Cioè, non fargli superare il maestro. Sì, ma più che altro tenerli lì da loro. Cioè, nel senso, io insegno alla Vigano Danza. È ovvio che io più ragazzi ho, ci guadagniamo più tutti, campo. No? Più campo. Cioè, proprio detta tra le righe, lo so, però
se io vedo un ragazzo o una ragazza con un talento, se io vedo che questa ragazza ha bisogno di fare altro o vedo che io non gli riesco più a dare ciò di cui ha bisogno, cioè io sarei la prima a dirgli dove andare e a incoraggiarlo a fare. E credo che questa qua sia una cosa che dovrebbero fare tutti. Sì. Cioè, invece, alla fine quello che conta è la passione, è il... Certo, invece molti magari hanno paura, cioè nel senso, magari dopo anche tu insegnante ti senti magari, cioè è difficile accettare che un ragazzo non voglia più venire da te, cioè capita, cioè, purtroppo capita nella tua carriera che ci sono dei ragazzi che magari ti abbandonano, ma non la devi vedere come... tu che sei inferiore, cioè tu come insegnante che non sei capace, cioè io la vedo come un normale bisogno a volte anche di cambiare semplicemente, sì, di fare altre esperienze e, sì, 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 assolutamente. E basta, insomma. Ascolta, certo. Ma una curiosità che mi è uscita appunto, certo, intanto che mi rispondevi, se io fossi una mamma, perché io mi sento mamma dentro e volessi appunto iscrivere mia figlia, mio figlio a un corso di danza, come faccio a riconoscere un buon insegnante? Che divertente. È difficile, perché se tu, uno, se tu non sei del settore, non riesci a capirlo. Sì. Non lo capisci, e poi no, è complicato, cioè dovresti provare e vedere il risultato, vedere se, cioè la prima cosa che secondo me è importante è che tua figlia entra ed esce che è felice, okay, questo giusto, è il primis, giusto. Poi dopo dipende da te madre se tu vuoi che tua figlia sia semplicemente felice o se tu vuoi che tua figlia abbia una carriera. Perché se tu vuoi che tuo figlio abbia una carriera, allora dovresti informarti, chiedere il curriculum dell'insegnante, capire le sue esperienze e dopo da lì capisci se. Però sì, non è facile, no, non è per niente facile. Anche perché no, poi bisogna vedere che cosa vuole il bambino o la bambina, perché anche il genitore perché vuole farla diventare la top, bravo, star, e invece lei vuole semplicemente dare sfogo alla sua passione, a quello che ha dentro, senza necessariamente farne anche un lavoro, detta come va, esatto, detta, sono due cose che cozzano tra di loro. Sì, esatto, dopo lì sai, a volte c'è il genitore che vorrebbe una cosa, ma la bambina anche no, e sta bene uguale, sì. Strano, strano, questa cosa si ripresenta sempre, non solo nella danza, che il genitore vuole una cosa e il figlio ne vuole un'altra. Sì, no, è abbastanza tipico. Si chiama gap, ne parleremo generazionale. Poi. Esatto, esattamente. Ascolta Federica, a proposito appunto di alcune persone che hai nominato poco fa, mi riferisco a quelle persone che non riescono a superare lo scoglio iniziale, diciamo, del ballare, letteralmente dell'iniziare a ballare. Certo. Io ipotizzo principalmente per vergogna o per timore di essere giudicati dalle persone, certo, che lo guardano, anche semplicemente dai compagni di corso. Pensi sia così o possono esserci anche degli altri motivi che creano questo blocco? Allora, sì, come hai detto tu, secondo me il blocco più grande è appunto il timore di non essere all'altezza. Ma lì nasce da un'insicurezza personale, perché il fatto di vederlo concretamente, che magari effettivamente non lo sei all'altezza, ma non lo sei perché è normale che sia così, perché hai appena iniziato, non tutti riescono a gestire questa frustrazione. E soprattutto dipende anche dall'età, perché se tu inizi che sei bimbo o bimba, solitamente... Non ho mai incontrato, cioè mi è capitato anche lì, però è già più raro che il bambino abbia paura del giudizio. Okay. Mentre mi è successo di avere magari ragazze o ragazzi che hanno iniziato, diciamo, tardi, tra virgolette, quindi già in età adolescenziale o anche alle superiori, e lì è già più tosta, cioè lì è già più raro che mi arrivi una ragazza già grandina, perché lì è normale che ti metti subito in paragone e sai che andrai a finire al 90% in un gruppo dove la maggior parte è già lì da anni. Sì.
giusto? E quindi dopo lì subentrano tutte le insicurezze, subentra la vergogna di fare figuracce, che magari ti senti super osservata. Io questa cosa qua è una cosa che mi sta molto a cuore, diciamo, e ho sempre cercato nella mia vita di in sala, oltre che insegnare danza, anche a educare, insomma, i miei ragazzi, i miei bambini, a non giudicare e essere sempre mega gentili con i nuovi arrivati, anzi ad aiutare. Ed è una cosa che ci ho sempre tenuto, perché voglio che proprio le persone entrino in un ambiente sereno e che si sentano accettati, sia che ballino da 150 anni o da 2 ore. Quindi questo, anche perché il bambino, magari a differenza di quelli un pochettino più grandi, non sono ancora stati vittima della società, quindi di tutto quello che è il pregiudizio, anche no, semplicemente no, il ancora giudizio no, di per sé. Ancora no, però devo dire che mi è capitato tristemente di assistere comunque a dei bambini che avevano dei blocchi dove non si muovevano proprio, perché avevano paura di non essere capaci, ma questo magari non so se capiterà in qualche altra domanda, ma perché nell'hip hop c'è anche il ramo dell'improvvisazione, che magari non in tutte le discipline c'è, e il ramo dell'improvvisazione è tosto per chi ha paura di essere giudicato, perché lì ti senti nudo, cioè non è quando io tipo ti dico tu devi fare questo, 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 e tu devi semplicemente copiarmi o eseguire ciò che io ti dico. Mi capita che quando io devo curare la parte che si chiama appunto di freestyle, dove tu devi mettere tu quello che ti viene da mettere, anche i bambini, che teoricamente sono, diciamo, le persone più istintive del mondo, mi è capitato di avere dei bambini che avevano delle paure, delle paure che potrebbero avere un adulto, ecco. Poverino, no, guarda. Li vedo lì che sono lì. Che tutti a proposito di dai e di incitare, ma ti è mai capitato di scuotere un albero? Intendo di incontrare una persona, un bambino o anche un ragazzo che non era in grado neanche di fare una giravolta, okay, neanche di fare un 2-3, per poi vederla, grazie al tuo insegnamento, grazie a quello che fai, riuscire nella danza poi. Allora, mi è capitato? Sì, mi è capitato. Mi è capitato sia la persona che appunto entrava e diceva non sapevo neanche che parte era girata, e poi dopo ha avuto la soddisfazione di fare uno spettacolo intero da sola. E mi è anche capitato la persona sempre che entrava e non sapeva che parte era girata, che però se n'è andata. Cioè, lì dipende. Certo. Cioè, è un po' un 50 e un 50, cioè un 50% sicuramente è merito, diciamo, mio, dell'approccio che ho verso questa persona e sicuramente da come insegno. L'altro 50% è della persona stessa. Della persona stessa, di come reagisce a questa sfida personale. E quindi dipende tanto da entrambi, capito? Quindi sì, sicuramente è una grandissima soddisfazione quando le vedi sbloccarsi, dici, e che poi dopo gli vorresti quasi lanciare una scarpa a volte, perché magari cioè, inizi dicendo no, non so fare, non ce la farò mai, no? Poi quando vedi che fioriscono e glielo fai vedere, no? Glielo dimostri, ti veniva da lanciargli una scarpa e dire oh, porca miseria, un po' più di fiducia in te, no? Però mi piace molto questa cosa, e penso che anche Bonzo condivida, del fatto che chi è rimasto, quindi chi era un palo ed è rimasto migliorando poi col tempo, chi era un palo e palo è rimasto, quindi dopo, esatto, se n'è andato dopo poco, però almeno ci ha provato, e questa è la cosa bella. Però vabbè, quello sicuramente, come sicuramente non è facile, cioè... Il primo scoglio forse è proprio il più difficile, okay, dai, sì. Entriamo dentro la sala, sì, e vediamo, esatto, cosa succede. Esatto, quello è il più difficile. E poi il secondo più difficile è vederti tu paragonata agli altri, che magari fai molta più fatica. Ma poi devo anche essere sincera che secondo me ogni persona ha una predisposizione o più o meno verso un'attività. Cioè, mi è anche successo di avere una bimba, ho un esempio proprio che mi viene in mente. Avevo una bimba che è iniziato piccolissima, come in quarta elementare.
Lei ha sempre fatto fatica, è rimasta con me fino alla quarta superiore, ce l'ho vista crescere. Vero. È migliorata tantissimo, ma ammetto che fa sempre comunque fatica. Cioè, sì, sì, beh. Dopo lì, tu secondo me diventi grande e dici, ok, io so di avere questi limiti, però a me piace, mi fa stare bene, quindi continuo. E deve essere così, a me, cioè, a me non mi interessa avere in sala le più brave, a me mi interessa avere in sala le persone a cui piace ciò che fanno, e lo dico sempre, cioè a me di quella brava, super, che non gli, però non gliene frega niente, non è curiosa e tutto, cioè non me ne faccio neanche niente perché non mi dà niente indietro. Sì, capito? Sì, sì, esatto, capito. Ma a proposito di insegnamento, come hai fatto a diventare insegnante? Cioè, qual è il tipo di percorso che hai intrapreso? Anche qua mi viene da ridere. Allora, no, mi viene da ridere, no, mi viene da ridere perché stiamo, no, perché siamo in Italia, mi viene da ridere per questo. Allora, ti dico, ti dico la verità, ti dico la mia esperienza e cosa ne penso io. Ok. Allora, per diventare insegnante devi aver voglia di condividere e fare l'insegnante, punto uno. Giustamente. Punto due, devi, non devi mai smettere di studiare, a mio avviso, perché ci sono anche insegnanti che insegnano ma non studiano, e io mi chiedo cosa insegnano. Cioè, giusto. Nel senso, cioè, dopo un po', ok, avrai tanta esperienza negli anni passati, ma la danza, danza, l'arte è in continua evoluzione. Cioè, tu non puoi pensare di smettere, cioè non ha senso. Vabbè, e secondo me devi fare tanta, tanta, tanta esperienza. Cioè, l'esperienza che comunque è formativa, mettersi continuamente in discussione, quindi capire dove poter migliorare, e a seconda ovviamente dell'età che tu scegli, avere anche una certa predisposizione con il contatto, cioè con l'avere a che fare con bambini, ragazzi, adulti. Devi essere bravo anche a livello proprio di dialogo, cioè comunicazione. Comunicazione, esatto, perché il bambino ha bisogno di una cosa. Poi c'è il teenager che, cioè, poi io vivo tutte le fasi, e ragazzi, guarda, ve lo dico, cioè, vivo tutte le fasi della loro vita, e si parte da bambini che sono carichi come delle mine, che non li fermi neanche se li spegni, e poi arrivano alle medie che non sanno più né dove sono, chi sono, e sono depressi, non parlano più, e poi a un certo punto alle superiori ritornano un attimo normali, ma dopo lì arrivano i fidanzati, si innamorano ed è un casino. Quindi devi essere brava, diciamo, a prendere un po' tutte le sfaccettature dell'età, e quindi c'è anche un lavoro, secondo me, esatto, non solo proprio ti insegno lo step, ti insegno il ballo, ma c'è tanto altro dietro, secondo me, per essere una buona insegnante, ecco. Oltre a, sì, alla batteria stessa, ecco. Esatto. Poi magari una volta che ci si sente un po' più sicuri di sé, anche di quello che si sa, e che ma voglia io ho fatto di condividere un sacco tanta di errori, magari, esatto, di presentarsi a palestre piuttosto che altre, esatto, insomma, io ho avuto la fortuna, dove, ah, non sei nata perfetta, dire, guarda, io voglio insegnare. No, beh, io ho avuto la fortuna che ho chiesto, cioè è stata una mia idea, cioè io dal nulla ho detto, mi piace così tanto ballare, adesso voglio provare a insegnare. E io ho proposto questa cosa appunto a Rita, che è la proprietaria dell'associazione per la quale lavoro, che era la mia insegnante di danza classica. Quindi in realtà lei mi conosceva da quando ero bambina. Le ho fatto questa proposta e mi ricordo che io sono partita con 9 ragazzine e sono arrivata alla, cioè, 9 ragazzine nel 2000 e mi pare 11, ok? E adesso ne ho 60. Però, cioè, se ci penso che ho iniziato con 9 e ho fatto sicuramente tantissimi errori, sicuramente, ma sono gli errori e anche gli sbagli che ti fanno crescere. La cosa, certo, triste è che adesso molti si inventano degli attestati, cioè ci sono questi... Okay. Allora, se uno dovesse fare le cose, non dico legale, non è che sono illegale io, cioè io diciamo che ho le mie certificazioni, le ho dovute fare, ma sono onesta nel dire che sono dei pezzi di carta, cioè a me quei corsi li ho pagati, ma non mi hanno insegnato assolutamente nulla di più che io già sapevo, è l'esperienza e il fatto che tu studi che ti rende una brava insegnante, non sono quei pezzi di carta, perché qua in Italia ci inventiamo che dobbiamo fare delle certificazioni a caso. Non ho capito. Ma
Ma non c'è una scuola, cioè diciamo che non c'è una scuola, un albo o... Niente che ti insegni ad essere preparato contro quello cui stai andando. No, un diploma dell'hip hop, queste qua sono, no, cioè onestamente per me sono delle cavolate che a volte appunto uno è costretto a fare per avere un pezzo di carta. Non ho capito. Ma fine. Visto che parlavi appunto di italianità, così lo diciamo, e come vedi i ballerini italiani rispetto a quelli degli altri paesi del mondo? Ci sono delle differenze secondo te tra ballerini italiani appunto e ballerini americani? Ti prendo come esempio l'America perché so che sei stata in America per vivere la danza in un luogo dove ha trovato origine la cultura hip hop. Secondo me il fatto che ci sono differenze di bravura a seconda del paese, no. Cioè, ci sono bravissimi ballerini italiani, bravissimi americani e tutto. La differenza che magari io ho potuto notare dalla mia esperienza è il modo differente di viverla, la danza. Ok. Qua, onestamente, vedo molta più rigidità. Ok. E si tende a mettere la danza... diciamo in si mette più nei cassetti, cioè non so come dire, è più incassettata, un po' più differenziata, siamo più rigidi proprio anche nell'esprimerla. Ad esempio, non so, io faccio hip hop, allora sono nel cassetto dell'hip hop, ok? C'è meno contaminazione, meno si fanno meno esperimenti, c'è meno libertà, ok? Nell'esprimerla ce n'è un po' meno, anche se onestamente ultimamente vedo che stiamo migliorando in questo, ma c'è un po' più di giudizio anche, cioè la differenza più grande che ho visto è che qua c'è più giudizio anche negli eventi, ok, dove io magari ho assistito, un giudizio negativo ovviamente, no, c'è meno supporto, ok, e c'è più critica, quello sa fare, quello è bravo, quello è forte, quello no. Mentre quando sono andata in America ho visto ballerini di livelli che avrebbero potuto tirarsela da qui fino a Natale dell'anno prossimo, ma non lo fanno e magari ballano con chi non sa neanche mettere un piede davanti all'altro, e c'è supporto sempre e comunque, cioè se a te piace ballare, che tu sia bravo o non bravo, c'è supporto, ed è una cosa che mi è piaciuta tanto, ma tantissimo, e mi ha aiutata a sbloccarmi, perché io là, o anche ad altri eventi che sono stata all'estero, magari sono andata anche a Parigi, ad Amsterdam, così io mi sentivo molto meno giudicata e più libera anche di sbagliare, di non essere perfetta, perché intorno a me sentivo persone che mi supportavano, cioè magari la cosa che un po' mi faceva anche così sorridere, che magari non stavo facendo niente e loro wow, you're amazing, cioè capito, robe del genere, cioè, ma come, non sto facendo niente ragazzi, e quindi questa cosa qua è una cosa che mi è piaciuta tanto di là, cioè sono arrivata a fare delle cose, mi ricordo ancora, se posso raccontarlo perché per me è stata un'esperienza bellissima, certo. Ero a Coney Island, ok, a New York, sì. E c'era un party lì vicino alla spiaggia, house, perché insegno anche house, non solo hip hop, okay. E c'era un party house e praticamente c'era un signore che suonava dal vivo, c'era il DJ, poi c'erano dei signori che suonavano dal vivo il tamburi, no? O comunque strumenti musicali a percussione per dare ritmo. Allora io ricordo che ero lì, che ballavo, cioè a parte che io sono stata da sola, a parte questa cosa, ma quel giorno avevo conosciuto una ragazza e allora ero lì che stavo provando dei passi, no? Stavo provando a ballare liberamente così. Mi hanno notato le persone intorno, perché lì non è che vanno solo i ballerini a ballare, cioè c'era, non so, il nonno col bastone, c'era la mamma con la cioè chiunque, no? Sì, tutti. E allora si sono messi, cioè ti giuro ragazzi, cioè veramente, si sono messi d'accordo. E si creavano questi cerchi, sai, i cerchi che dopo uno entra, sì, e condivide con gli altri, okay. Si era creato questo cerchio, loro si erano messi d'accordo per prendermi e mettermi dentro al cerchio, perché volevano vedere, cioè vedermi ma non nascosta, perché tendo un po' a nascondermi, cioè sembra assurdo, ma teoricamente la ballerina è un po' egocentrica, ma non io. E quindi mi hanno praticamente lanciato, una ragazza mi ha preso, ha ballato con me, poi se n'è andata e mi hanno smollata lì. Io avevo
tutto Coney Island intorno a me che mi fissava e che mi dicevano io, oh mio Dio. E quindi dopo io lì mi sono buttata e ho ballato, ma per me è stato uno scoglio gigante, perché io ho sempre fatto un po' fatica a fare anch'io questa cosa, nonostante io e i miei allievi provano a mettergli le mie paure, ma in realtà cioè, io in quel momento mi sarei voluta sotterrare. È una paura un po' per tutti, insomma, questa qua, questo scoglio del, immagino, del ma ti dico, se non sei abituato, sì, se no, cioè, non è vero che è per tutti, perché io vedo dei ballerini, dei ragazzi che lo fanno come fosse la cosa più naturale del mondo, e per loro condividere gioia dipende dal tuo carattere, secondo me, anche dal posto e dalla mentalità in cui sei cresciuto, probabilmente. Esatto, sì sicuramente sì. Io vorrei tornare un attimo in Italia. Purtroppo, per fortuna, bisogna vedere. Purtroppo siamo un attimo in Italia, perché prima abbiamo cercato di fare un paragone tra i ballerini italiani e il resto del mondo, in questo caso i ballerini americani. Ma in Italia, secondo te, è possibile crearsi una carriera e poter di conseguenza campare danzando? Perché allora, quello poi anche un po' so, quello allora, che muove il fatto di dire certo. Oh, voglio provare a danzare piuttosto che a buttarsi su un'altra arte, quale può essere quella musicale, quella del canto, mm-hmm. quella della pittura, e vorrei viversi di questa cosa. Allora oggi per il momento storico in cui viviamo ti direi assolutamente no. Se in faccio finta, ecco, facciamo finta che non ci sia il COVID, diciamo. allora ti dico, io è un argomento dove io non sono molto esperta, perché io purtroppo mi sarebbe piaciuto, ma quando ero più giovane avevo molto meno coraggio di ora. Quindi in realtà non mi sono mai buttata in quella strada lì e non ho mai fatto esperienza lavorativa proprio professionale. Ho amici che l'hanno fatto. Secondo me, diciamo che puoi campare, ma a periodi. Cioè, nel senso, non è un lavoro che costantemente, secondo me, ti dà da vivere e da mangiare. Cioè, vai a stagioni, no? Cioè, anche i ballerini, da quello che so, hanno questi contratti di lavoro che possono durare tot mesi, poi dopo hai finito e devi aspettare che ne arrivi un altro, e quindi è tutto un po' campato così, diciamo. Ci sono i pro e i contro. Il pro è che fai una cosa che magari ami, il contro è che secondo me non so quante sicurezze tu abbia, ma soprattutto non so per quanto tempo tu lo possa fare. C'è anche da dire questo. Comunque il ballerino, cioè, a un certo punto arriva ad un'età in cui ha un limite fisico anche. Cioè, hai un limite esatto, hai un limite fisico. Però camparci, non lo so, io ti direi, per me no. Cioè, secondo me ti tocca, tra virgolette, avere, diciamo, delle opzioni B, diciamo. Secondo me la vita è una e va vissuta pieno. Se la danza mi dà delle vibrazioni e della ragione della mia vita, io non me ne frega un tubo delle certezze e lo farei. Cioè, mi butterei a fare le mie esperienze. Poi dopo, magari, nel fare le esperienze capisci se è una cosa che puoi continuare o rimane un'esperienza e basta. Però almeno non vivi di rimpianti, non so come dire, no? Certo, sì, certo, sì, che si è spiegato molto bene. Esatto, camparci la vedo dura, ma in tutti i settori artistici, non solo nella danza. Purtroppo sì, in Italia siamo un po' messi così per quanto riguarda... Ma sì, sì, insomma, è un po' dura. Io comunque facevo l'Accademia di Belle Arti e io ho smesso perché ho detto, io qua faccio la spazzina col grembiule arancione lì, con il gilet arancione. Sì, col gilet arancione, certo. E ecco un'altra curiosità, la danza hip hop, alla fine, perché io mi baso principalmente su quello, anche se insegni anche house, ma ho pensato principalmente all'hip hop, è libertà di espressione, sentirsi liberi di esprimere se stessi e quello che la musica ti trasmette, essendo un ballo così soggettivo alla fine, perché secondo me è fatto molto di freestyle l'hip hop, come posso giudicare se lo si sta facendo bene o male? Allora, a parte che... magari mi sbaglio, No, no, allora, è soggettivo fino a un certo punto. Cioè, okay, diciamo che comunque l'hip hop ha degli step base, ha
una storia, a un tipo di groove o di mod, scusate se parlo così, cerco di parlare no, in termini no, tecnici. No, assolutamente. Ha un tipo di movimento che lo caratterizza e tu capisci che quello è hip hop e capisci che quello persona lì è brava anche da come controlla il proprio corpo, dalla fluidità che ha nei movimenti, ma soprattutto per me un ballerino è bravo quando ti emoziona, quando ti trasmette qualcosa, e questa è una cosa rarissima, cioè difficilissima, perché tutti sappiamo eseguire dei passi, ma non tutti li sanno ballare, che sono due cose completamente diverse. Quindi un ballerino bravo, secondo me, è quello che ti arriva proprio boom al cuore, no? Ok, sì. E nell'hip hop sì, c'è freestyle, e lì è soggettivo, nel senso che può piacere o non piacere, sì, diciamo, il modo in cui una persona si muove, ma l'hip hop, come altre discipline, adesso si coreografa anche molto, quindi vedi anche dei gruppi che ballano tutti insieme, che fanno degli spettacoli, vedi anche queste cose qua, e lì è, anche lì in parte è soggettivo, perché dipende un po' dal coreografo, no? Dai gusti, certo. Dai propri gusti, però secondo me la bravura la capisci da questo, cioè da cosa ti trasmette. Ok, diciamo, chiaro. Ascoltami, ritornando un attimo indietro, che mi aveva fatto ridere la tua storia del cerchio in America. Ah, sì. E ogni ballerino che si rispetti, comunque, prima o poi nella propria vita si esibirà per forza davanti a qualcuno o sopra, certo, un palcoscenico, un manipolo di persone, qualcosa. Come hai superato, appunto, la tua prima ansia da palcoscenico, se ce l'hai mai avuta? Allora, non mi ricordo, cioè l'ansia da palcoscenico non mi ricordo, cioè non ricordo la prima volta non mi ricordo. Cioè ansia da palcoscenico, appunto, dico l'ansia di mostrarsi o esibirsi davanti a qualcuno. Allora quando facevo tipo le gare o le esibizioni insieme alle mie compagne, quindi ero non insegnante, appunto, una leva, io mi ricordo che riuscivo a trasformare la paura in adrenalina ed energia. E ci riuscivo anche perché arrivavo sempre molto pronta. Raramente arrivavo che non ero preparata in quello che dovevo fare. Ok. Cioè, piuttosto lo provavo giorno e notte, ma dovevo averlo bello sicuro. Ecco. La difficoltà che io ho tuttora, cioè tuttora negli ultimi anni ci sto lavorando e sono migliorata, è quando mi chiedono balla a caso. Cioè, balla come ti pare, ti metto la musica. Ecco, il freestyle è il mio, diciamo che è il mio, la tua lacuna. È la mia lacuna. Eh sì, perché il mio cioè quando io ero allieva non me l'hanno mai fatto fare. Ok. E quindi sono arrivata ad adulta e da insegnante che ho capito da sola di quanto fosse importante anche questa parte. Però l'ho capito da sola e da adulta, quindi io da adulta mi sono ritrovata a volermi mettere in gioco su questa parte qua. Ma su questa parte qua arrivano tutte le insicurezze di una persona, perché finché tu ti dicono fai questo, questo, questo e tu lo alleni, cioè dai una, due, tre, arriverai comunque a farlo se non perfetto quasi, no? Sì, il problema è quando ti dicono ok, vai, fai quello che ti pare a caso e tu da dove inizio? Poi magari più informazioni hai nel tuo cervello, peggio è. Sì, perché sì, se tu sapessi poche cose, vabbè, sono solo quelle tre cose. Basta. Esatto. Ma poi soprattutto quando magari su di te hanno certe pretese. Aspettative, cavolo, è la Fede, cioè, lei insegna, cioè, sarà strapesa, no? Top di gamma, e quindi è anche quello il deludere anche chi ti guarda, quindi sì, quella cosa lì... più ansia. Esatto, quella cosa lì secondo me è tutta una questione di testa. Io ho cercato di lavorare proprio dal punto di vista della mia testa, di non aver timore, di sentirsi comunque abbastanza, di sentirsi umana, cioè nel senso che ci sarà quella volta che te ne farà uno bello, quella volta che lo farà uno brutto, pace, cioè accettarsi un po' di più e cercare appunto di liberarsi da tutti i muri che la tua mente cerca di costruirsi, capito? Ed è un lavoro
tosto quello lì, cioè, molto. Assolutamente. Ancora ci lavoro. Ancora ci lavoro, non si finisce mai di lavorarsi, esatto, alla fine su quei muri lì. Quello purtroppo non si finisce mai di lavorarsi, però bisogna provare, almeno quello. Esatto, poi esatto, se ci riesce bene, se non ci riesce si passa. Ma sì, ma poi magari la prima volta sarà impacciata, la seconda un pochino meno, certo. Esatto. Io volevo chiederti una cosa riferita al mondo della televisione e della danza insieme. Negli ultimi anni possiamo dire che la televisione si è riuscita a svecchiare un po' quello che è la figura del ballerino, rendendola più interessante anche un pubblico adulto, giovane, che comunque non si è mai avvicinato a quel campo. Ritieni che questo cambiamento della cultura del ballo sia stato positivo o insinua invece dei modelli non raggiungibili o addirittura sbagliati a chi volesse intraprenderli? Tu parli di televisione o di cioè televisione nel senso di programmi televisivi o tipo di piattaforme tipo YouTube, no TikTok? televisione, quindi intendo proprio programmi televisivi. Allora, beh, per farti un esempio molto molto blando, Amici. Sì. Ah, ok. Quel genere, ok, cioè è per dire, Amici, ok. Piuttosto che Ballando con le Stelle, che anche semplicemente le veline, ok? Cioè, tutto Maria quello, Vergine. Tutto quello che esatto, la televisione ci trasmette a livello di danza, quindi appunto da passare a un le veline, a un passare a un Amici, secondo te porta dei messaggi positivi oppure insinua dei modelli che sono raggiungibili, sbagliati? No, non è che non siano raggiungibili, dipende sempre che tipo di ballerino vuoi essere, perché di solito il ballerino televisivo, e io te lo dico perché ho fatto un'audizione, sì, il ballerino televisivo, la persona che ti prende cerca forse al primo posto l'immagine. Quindi poi, che tu sei di bella presenza. Bravo, poi la capacità. Ovvio che non è che devi essere, cioè devi sapere fare dei passi, però conta molto il tuo impatto scenico, tanto. Alla fine sei l'attore. Sì, devi essere anche quello, e la tua fisicità, e quindi c'è molto focus, diciamo, su questo, più che su il talento, secondo me. E ti dico, io feci appunto un'audizione dove furono prese, mi ricordo, due ragazze meravigliose, bellissime, ma non sapevano fare. Non dico che non sapevano fare, però cioè veramente c'erano delle ragazze secondo me molto più brave, però sei nella televisione, quindi dipende tu che tipo di ballerino vuoi essere, capito? E infatti anche solo le veline, anche se vedo che negli anni, rispetto a tanti anni fa, c'è meno ignoranza, e quindi questo ha fatto sì che essendoci più informazione, anche in televisione il livello è aumentato. Anche io Amici non lo guardo, però anche Amici, se io penso ai primi, c'erano degli insegnanti e un livello estremamente più basso rispetto adesso. Ok. Perché comunque nel tempo, tra appunto la possibilità di informarsi, di condividere, eccetera, ha reso le persone un pochetto meno ignoranti. Però ti dico, ci sono degli programmi validi e dei programmi non validi, secondo me. Tipo il mio tipo di pop non lo troverai praticamente mai in televisione. Sì, è un discorso molto più ampio che andrebbe. Sì, esatto, è un po' complicato, diciamo. Io invece esco un attimo da questo discorso della danza, perché ricordiamo che non sei solo ed esclusivamente una ballerina, ma appunto hai fatto anche altre cose. Tra queste, appunto, hai anche cofondato un gruppo per allenare il proprio corpo, che si chiama Go Training With Us.
okay, yeah, di cui parleremo. Yeah. Diamo una piccola anteprima di cui parleremo tra un po' di tempo. Un po', esatto, con la tua amabile collega, oltretutto, cofondatrice. Certo. Ma quanto è importante per un ballerino, ballerina in generale, allenare il proprio corpo, non solo nel ballo? Secondo me è importante, cioè nel senso, io l'ho sempre fatto perché aumenta la tua prestanza, comunque ballare è anche una fatica fisica e devi essere agile e leggero in alcuni movimenti e secondo me è importante la cura del proprio corpo, ma più che a livello estetico, perché dipende sempre appunto da che disciplina fai, no? Che tu vuoi essere un ballerino non di televisione, ok? Non è che devi essere esteticamente una dea, ok? Ma devi essere prestante fisicamente e leggera proprio per il movimento, ok? Io quest'anno, che non l'avevo mai fatto, con il mio gruppo, quello più avanzato, avevo aggiunto una volta a settimana, gli facevo fare un piccolo circuito di allenamento, ma per migliorare anche il loro fiato, perché a volte mi capitava che dovevano fare un'esibizione, iniziavano a bomba, arrivavano alla fine che niente, facevano i movimenti come se stessero per svenire da un momento all'altro, capito? Ok. E quindi sì, credo che sia importante ai fini appunto di una buona prestazione di danza, sì, soprattutto. Ho capito. Visto appunto anche il periodo, avete studiato anche un metodo per seguire le vostre lezioni online. Secondo te, seguire un corso online riferito alla danza può essere funzionale? Allora, cosa ne pensi, sì, dell'online? Esatto. Allora, avete proprio preso una domanda, guarda, di quelle che mi sta uscendo fuori il lupo mannaro. Allora, ecco. Cosa ne pensi dell'online? L'online, ovvio che non c'è alternativa, è meglio che due schiaffi, ok, c'è l'online, però, cavolo, ragazzi, cioè, la danza è condivisione ed è avere l'energia in sala delle persone e l'online uccide questa cosa, quindi diciamo che sì, impari degli step, impari delle coreografie, fai fatica però a correggere, perché fai fatica comunque anche se adesso si utilizza Zoom dove tu vedi, però fai fatica a correggere, a capire se il ragazzo lo sta facendo correttamente o non correttamente, ci sono dei grossi limiti e quindi per me l'online con la danza è la morte, però diciamo che capisco anche che in questo momento o così o niente. Ecco, sì, però è troppo dovuto al periodo, siamo ancora. Sì, però no, non amo molto. Io tra una lezione online e una lezione dal vivo, tutta la vita una lezione vivo. Dal vivo, cioè neanche da mettere. Giusto, assolutamente. Sì, 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 sì. Condivido anch'io. Penso anche il bonbon, cioè comunque sì, la danza nel cuore. Essere... Sì, no, è che comunque è una condivisione diversa quella che trovi online rispetto a quella che ovviamente trovi. Anche perché dal è difficile vivo. Correggere una persona che sbaglia se non lo vedi, no? Sì, no, o ma addirittura lo puoi fai anche... fatica perché lo vedi a pixel. Esatto, cioè magari lo vedi anche, oppure vedi solo tipo solo le gambe o solo la testa perché sono in stanze piccole, oppure la musica che arriva in ritardo, che non capisci se sono a tempo, non a tempo. Cioè, veramente io ho fatto una lezione online con le mie allieve la prima quarantena, ci siamo guardate tutte quante nello schermo e abbiamo detto ragazze mai più. mai più questo periodo storico purtroppo è così. E a proposito di storia, non voglio farti un'interrogazione, però, ho paura, non lo so non voglio fare un'interrogazione, però ci fu, senti come il verbo ci fu, quindi è proprio vecchio, un filosofo di nome, adesso Boncio mi sgriderà perché io è da oggi che cerco di dirlo bene, non riesco. Nachman of Breslov. Breslov. Diceva: una mattina si è svegliato e disse: ogni giorno si deve ballare, anche se solo nel pensiero. Il tuo pensiero, Federica, dove volteggia per distrarti?
Il mio pensiero dove volteggia per distrarmi. Se vuoi ti do 3 minuti per pensarsi. Cioè, il mio pensiero dove volteggia? Allora, dove no, volteggia? Allora, per distrarti. Allora. Distrarmi dai pensieri, dici, intendi quello? Cioè. La base della domanda era appunto, quando, visto che è un filosofo comunque... secondo lui nella sua testa la danza è frutto di rilassamento, ok? Ti fa viaggiare in mondi, ok? Che non devono, sì, per forza essere brutti come quello in cui viviamo. Certo. Mentre ti distrai, la tua immaginazione vola, danza, ok? Certo. Quando ti distrai, a cosa pensi? Per cui volteggia in quel senso. Ah, ok, grazie. Era un pochino una cosa un po' filoveseggiante. Beh, esatto. Guarda, io purtroppo la mia mente è veramente una cosa allucinante, perché io viaggio veramente, faccio dei viaggi da film. E di solito la cosa che io penso, la mia mente quando viaggia proprio viaggiando, cioè il fatto di fare un viaggio, il fatto di scoprire cose, andare via in mete sperdute che non so neanche io dove sono. E è questo che io magari nel mentre balli, mentre stai viaggiando, o è proprio un sto camminando e guardo, esploro, conosco? No, nel mentre proprio volo, cioè volo nel cielo, capito? Tipo non servono Wonder più Woman. Le gambe dopo Wonder Woman in mezzo alle nuvole, capisci? Questo qua è... Sì, anch'io sono così. Sì. Io mentre guido in macchina guardo le foglie. Ma come fa? Scusami, e non fai gli incidenti? Sì, ne ho fatti tante, però insomma, devo seguire il mio pensiero in quel momento. Certo. Cos'è la vita delle altre persone in confronto a seguire il proprio pensiero? Certo. No? Certo. Allora, cara Federica, noi siamo arrivati alla fine, purtroppo, perché mi stava piacendo. Beh, adesso, no? Ci sono degli argomenti che un'ora. Andrebbero approfonditi. Vado. Molto, molto. Necessitano, secondo me, di approfondimenti. Magari ne faremo un'altra di intervista dove potremo dare spazio a questi approfondimenti. In cui io sto spingendo appunto per rifarla con la Fede e avere un ospite speciale. Che però lo diremo solo alla Federica. Speciale. Solo alla Federica una volta finito. Per cui a voi telespettatori lo lasceremo segreto. Esatto, molto bene. Se volete saperlo, scrivete un commento. Vogliamo saperlo. Forse vi risponderemo. Forse vi risponderemo. Ma dato che ormai è tradizione, è giunto il momento della domanda filosofica. Era questa? No, ragazzi? Ma figurati, no, assolutamente no. La domanda filosofica spetta di diritto, è firmato proprio col sangue al buon Bonzo, quindi lascio la parola a lui. Grazie, Cesco. Allora, no, in realtà non è niente di complesso oggi, ok? È semplicemente un cercare di estranearti da quello che è il tuo ruolo di insegnante ballerina, ok? E cercare di non picchiare una persona. Ok. Sappi, allora, che se hai bisogno di 3-4 minuti di tempo per la per capire la domanda, però oggi è facile, puoi prenderti, però oggi è facile. Ok, allora... al giorno d'oggi ci sono persone con una mentalità un po' chiusa, ok? Che considerano ancora il ballo come un'attività da donne. Se tu dovessi parlare con una di queste persone, come la convinceresti che persone come Roberto Bolle sono eterissime e fanno benissimo a inseguire i loro sogni? Roberto Bolle però non è etero, eh? Vabbè, però nel senso di dire che inseguire i loro sogni, persone che hanno raggiunto dei livelli Roberto Bolle, soprattutto che sono uomini, tra l'altro. Esatto. Non necessariamente hanno l'etichetta dell'omosessuale. Certo, lo so, assolutamente. E che invece ho fatto, cioè, se dicevo nomi un po' più bassi, magari non li conoscevano. Bolle è il più famoso. Cioè, come convinco a far capire a queste persone che la il ballo è anche limitata da uomini? Allora, innanzitutto, probabilmente non mi ci metterei manco a spiegarglielo. Devi, perché... sei obbligata. Sono obbligata. Porca miseria. Devi convincerlo. Perché già non ci vorrei parlare, capito, con queste persone. Non puoi scappare. Niente. Devi cioè, l'unica cosa che potrei dire, che mi viene in mente, è che
appunto, per me nessuna disciplina è femminile o maschile, e in tantissime cose non esiste il genere maschile e femminile, ma esistono persone che sono appassionate a, quindi questa idealizzazione, questa convinzione che la danza sia solo per donne, non capisco la provenienza, anche perché la danza ha varie sfaccettature e non esistono solo le danze femminili, cioè ci sono danze anche più, cioè che non hanno genere, cioè un po' come dire i bambini devono vestirsi di blu e le femmine di rosa, cioè sono due colori, i colori non hanno sesso e non hanno sesso neanche secondo me le passioni, quindi cioè se un genitore o qualcuno mi dice una cosa del genere, io gli direi che deve lasciare che suo figlio, in questo caso parliamo di maschi, faccia ciò che lo fa star bene indipendentemente dal tipo di disciplina, perché tanto suo figlio, se è etero omosessuale, sicuramente non sarà la disciplina che fa a fargli eventualmente cambiare idea. Quindi certo. Sì, mamma, che siete in ascolto. Se mamma, siete in ascolto. Un bimbo, sì, mamma, papà. Che siete in ascolto. Papà, che siete in ascolto. E avete un bambino, un ragazzo che vuole affrontare la danza in tutte le sue discipline, quello che può essere una classica, un hip hop, una moderna, una house, insomma, qualsiasi tipo di danza. Non sarà essa a caratterizzare il sesso, sì, esatto, del vostro figlio. Intanto, e soprattutto fateglielo fare, esatto. Perché come la Federica in questa ora ci ha comunicato, la danza è passione, la danza è espressione, la danza è emozione, quindi quale cosa migliore per un proprio figlio se non di farlo sfogare in questo modo, con qualcosa che, esatto, potrebbe piacergli e magari chissà renderlo il proprio lavoro e quindi la propria vita a tutti gli effetti. Esatto. Molto bene. Cara Federica, io ti ringrazio, anzi noi ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dedicato, per la meravigliosa intervista che è stata questa. Grazie. Potete trovare in descrizione link Facebook, le lezioni, le lezioni che la nostra Federica farà online, la potrete, certo, chiamare e lei vi seguirà online passo per passo. Ci sarà lo sconto di desueti 20 per le lezioni online per la Federica, sappiatelo, esatto. Quindi grazie tante, Boncio. Grazie, noi a voi. Lo vogliamo dire l'ospite della prossima volta? L'ospite della prossima volta. L'ospite della prossima volta lo dirò, ma è una persona altisonante, ok? Cioè riecheggia, riecheggia proprio il dizionario, che l'altra volta abbiamo fatto la lezione sulle parole desuete. Spite, esatto. Questa per me è una parola desueta. Ok. E nel senso che riecheggia nella stanza perché è un colosso, insomma. Okay. Il nostro prossimo ospite che avremo, appunto, sarà è il direttore di una testata giornalistica online che si chiama The Wise, il saggio appunto, e ci parlerà di quello che è il giornalismo al giorno d'oggi e com'è dirigere un qualcosa di online che non piace alla nostra Federica nella maniera più consona. Molto bene, quindi la prossima volta si sviscereranno tante curiosità e chissà, magari potremo dare una mano anche a chi dice: oh, anch'io voglio fare una testata giornalistica online, come faccio? Esatto. Giusto? Molto bene, corretto. Ringraziamo tutti quanti quelli che sono rimasti all'ascolto fino ad adesso. E veramente, grazie, complimenti che ho ascoltato un'ora intera di me che parlo. Ma Federica, noi devi sapere che noi amiamo molto di più quelli che arrivano fino alla fine, ma quelli che entrano 10-30 secondi e poi vanno via. Loro li ringraziamo molto di più. Okay. Grazie soprattutto a loro. E ai clickbaiting di Francesco. Clickbaiting di Francesco. Ne faccio un po', effettivamente. Quindi, salutoni! Ciao a tutti! Ciao ragazzi!